vi devo dire che tanto male non è. E con questa citazione del maestro Ciccio Gamer iniziamo, che è citazione di classe, di cultura, la recensione di Siccità di Paolo Virzì, quarto film che vedo oggi al cinema, ultimo, perché ormai sono tornato a casa. Tacci vostra, quattro recensioni in un giorno, chi altro ve le fa? Altro motivo per il quale dovreste iscrivervi. L'ho visto con aspettative abbastanza basse, sia perché Virzì non è un regista che adoro, soprattutto negli ultimi tempi, sono Notti Magiche, l'ultimo film che ha fatto, non mi aveva convinto, e diciamo che ne ho sentito parlare malissimo di questo, stroncato tanto al Festival di Venezia. Eppure ci sono quelle casualità, ecco, io le chiamerei casualità della vita, in cui sei deluso da Pupi Avati e sei sorpreso da Paolo Virzì. Non è un bel film, attenzione, però è un bel filmetto. Per dire che è un 5 su 10, è un film che ha i suoi problemi, anche belli grossi. Ci sono delle scene che sono imbarazzanti, che è un po', diciamo, un classico di Virzì, mettere qualche scena fuori luogo così solamente per fare un po' di scena. E secondo me c'è troppa carne al fuoco, ci sono troppi personaggi, troppe vicende che si mettono una sopra l'altra. Ad un certo punto fai così tanta confusione che devi fare lo schemino manco in Dark. E alla fine si crea questo groviglio intreccio di storia e narrativo che risulta un po' difficile, ecco. Però d'altra parte vi devo dire in verità che non ho sofferto, in questo caso più come nelle altre volte, è la destinazione finale, l'obiettivo, un messaggio che è attuale, quello dell'ambientalismo, ma allo stesso tempo dà un aspetto delle varie fazioni che stanno frammentando l'intera Italia, quindi ancora più odierna, soprattutto in vista di questa settimana particolare che l'Italia sta vivendo. Anche qui gli attori sono tutti un 50-50, ci sono attori che sono molto più bravi, altri decisamente meno. Nella storia, le varie storie, perché sono 40.000, ci sono alcuni personaggi che hanno una storia più interessante, altri davvero lenta. Ci sono delle scene che ti ricordi anche registicamente, anche tecnicamente. In altri casi no. Quindi è tutto un 50-50 questo film. Che però io non mi sento di abolire più di tanto, cioè non è un bel film, non è neanche brutto. E nella media molte persone potrà divertire, ha un tipo di umorismo che talvolta cade molto nel classico umorismo dialettale, ma nelle scoregge e altro, comunque Virzì in questo si è sempre distinto, e talvolta in qualche battuta più intelligente, comunque più sottile, come quella che chiude il film. Tanti riferimenti alla cultura odierna, al mondo dei social, alla critica, non ci ho visto quello che rischiava di essere un tormentone boomer, quale potrebbe essere un film stile Tre Piani, ma qui ci ho visto un po' di impegno, devo dire che certe scene anche te le ricordi, quindi non è un bel film, perché non lo è, perché ha dei problemi, sarebbe potuto essere un gran bel film, non lo è stato, spiacente, però tanto brutto non è. Secondo me lo stanno massacrando un po' troppo. Almeno io in mio ci ho visto dei pregi. Poi fatemi sapere la vostra, ovviamente. Iscrivetevi se volete. Noi ci vediamo al prossimo video. Io vado a dormire che sono sfinito. Ciao.